dies all alone. A man out of nowhere, with no one to love him. His one faithful companion world is gone. No one will say just where he came from. No one could say where he was going. Was he a man without a heart? A man with a heart made of stone. Sotto un muro con rispetto parlando, eh? Ehi là, nonno, che vendi di bello? Senti un po', a me mi servirebbe una bionda. Non ce n'hai una anche di seconda mano? Niente bionde. La specialità della ditta è il whisky, amico. Una bella ditta, il mulo lo produce e tu lo smerci. Avanti, faccelo assaggiare. Ecco chi ha accontentato. Avanti, fuori al colpo di guardia, presto! Ha funzionato! Thank you.
Ricci! Via! Ma dove si è cacciato, Clay? Eccolo, Gordon! Vamos, Clay, non perdiamo tempo! Stavo cercando doppio whisky, Gordon. Non vorrei lasciarlo qui. Non c'ho che farmene di quell'ubriacone. Ora di uomini ne ho abbastanza. Vamos! 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 Se fai così risputo il whisky che ho bevuto negli ultimi due giorni. Non ti farebbe male. Scoprite il braccio. È il marchio degli sterminatori. Il nostro marchio. Una garanzia di assoluta fedeltà. Per ogni membro della banda degli sterminatori, consegnato vivo o morto, $500. E per me? Per me $25,000! Mira! Mira! Qualche volta mi verrebbe voglia di scozzarmi da solo per incassarli. Con questo marchio non si può tradire. In tutti gli stati l'unico rifugio per un uomo che abbia quell'affare sul braccio sono i nostri fucili. E se tentasse di tradire, prima lo impiccherebbero e poi gli chiederebbero cosa aveva da dire. Voi altri eravate in galera e io vi ho liberati, sì signore, perché il nostro è un lavoro pericoloso. Ho sempre bisogno di elementi nuovi per riempire i vuoti. Ma dove c'è pericolo, c'è anche guadagno. Chiedetelo ai miei uomini se non è vero. Vi offro di diventare tutti i miei soci invece di marcire in prigione. Io stavo dentro per ubriachezza. Mi avrebbero rilasciato domani. Non voglio diventare un bandito. Senti, senti. E allora, che decidete? Siete con me? Tutti con me? Non tutti. Fermi. Che cosa vuoi dire? Io ci devo pensare. Non mi piace la gente che pensa. Aspetta un momento, Gordon. Non aver fretta.
Prima di tutto devi essergli grato che mi ha riportato da te. E poi dovresti vedere come maneggia la pistola. Questo mi interessa. Gli ho visto far fuori un soldato con una sveltezza tale che quel poveraccio scommetto sta ancora a bocca aperta dalla meraviglia. Un tipo come lui ti farebbe comodo. Come ti chiami? Come la terra che tu saccheggi. Arizona. Arizona. E poi? Colt, Arizona Colt. Una terra e una pistola. Il nome mi sta bene. Arizona Colt. Hai sentito la mia proposta? Vuoi stare con noi o contro di noi? E tu hai sentito la mia risposta? Ci devo pensare. Non hai tempo per pensare. Trovo sempre un po' di tempo per pensare. Detesto dover decidere in fretta. Sono venuto fin quassù per scoprire chi e perché si era data tanta pena per liberarmi. E ora che l'ho scoperto, ti ringrazio di cuore, Gordon Watch. Come sai il mio nome? C'è il tuo ritratto sulle porte degli sceriffi da qui fino al Messico. Poi ti farò sapere la mia risposta. Ti posso sempre bucare la pancia. Cerco di non scordarmelo mai, capo. Sbrighiamoci con la marcatura. Dobbiamo andarcene di qui. Non fa tanto male. Fermeremo qui 3 giorni. Acqua e cibo razionati. E non voglio scorreria. Il primo che ci prova farà i conti con me. Nessuno deve sospettare la nostra presenza nella zona. Ho intenzione di fare una visitina alla banca di Blackstone Hill. Pare che sia molto ben fornita. Non è troppo rischioso? Ma no, via. Non ci sono soldati. E gente pacifica, sono in pochi a saper usare le armi. Sempre più di noi. Già, ma di questa stagione vanno a vendere il bestiame, allora escorteranno loro le mandrie. Basta sapere quando è che partono. Da qui non lo sapremo certo. Hai ragione, Clay. Lo scoprirai tu.
tu andrai a Blackstone Hill con la diligenza, come un cittadino qualsiasi. Ma se qualcuno mi vede il marchio... Vamos, hombre, cosa vuoi che sia? O l'ammazzi, o ti impiccano. Ma che imbecille! Vuoi far sapere a tutti che stiamo qui? Gordon, guarda! Lassù! C'è qualcuno che non la pensa come te. Questa non è una strada molto battuta. Chiunque sia deve sapere che siamo qui. Deve averci seguito. Mi ci gioco la testa che è quel maledetto ficcanaso. Arizona Colt. Forse sta pensando se accettare la tua proposta o no. Clay, prendi 5 uomini, i migliori, e ammazzalo, capito? Ammazzalo! Seguitemi! Sono accolta. Sparate finché non sparo io. Pistola a solo 6 colpi. Vieni un po' avanti. Basta così. Peccato, era quasi nuovo. L'avevo comprato solo 5 o 6 anni fa. Se c'è una cosa che odio è il vandalismo inutile. Anche i loro vestiti avranno bisogno di rammendi. Ma quella è roba da pochi sensi. Voltati un po'. Avanti, girati, ho detto. Sì, può andare. Sai, da lassù non potevo essere sicuro di aver risparmiato il vestito migliore. Sono contento di non essermi sbagliato. So, spogliati. Che vuoi fare? Beh, non vorrai che rimanga in mutande, no? Giù, avanti, spogliati. Svelto! Ma
Che c'è, ti vergogni? A parte il fetore di carogna, non ci ho perduto molto nel cambio. Grazie ai feriti. Puoi andare adesso. Torna da Gordon. Mi pare di aver capito che è impaziente di sapere se accetterò la sua proposta. Ma ancora non lo so. Ci devo pensare. Salve! Buona siesta, capo! Ecco l'ubriacone! Sempre al lavoro, eh? Devo ridimpettarmi le budella di tutta la polvere che ho ingoiato. Un uomo a cavallo! È Clay! Solo? E gli altri? Sta arrivando Clay! Guardalo quanto è bello! Guardalo, guardalo bene! Sai che ti dico, il rosa gli dona! Ricordo, Clay! Che spettacolo! Ma non ce l'hai un po' di pudore? Vergognato! Guardie, arrestatelo! Che c'è? Ti fanno male i piedi! Che bella femminuccia! Cosa è successo? Quel maledetto ha ucciso gli altri e si è preso la mia roba. Poi ha detto che non è ancora deciso se starà con noi. Ora basta. Resterai in mutande per un pezzo. Ho deciso io. Ma che fai? Mi serve un vestito, no? Tutti a cavallo! Giudicare dalle apparenze ha deciso di non accettare la tua proposta. Me la pagherà. Batteremo tutta la zona e poi tu, Clay, proseguirai per Blackstone Hill con la diligenza. Sai che devi fare. Vamos! Manca molto per la diligenza di Blackstone Hill? Beh, se
non perde un'altra ruota. Se non attaccano di nuovo i banditi, se non si addobba nessun cavallo, dovrebbe essere qui oggi o domani. Ci sono già parecchie persone là dentro che aspettano. Grazie. Otto. Accidenti, che fortuna. Bravo. Eccoti i miei. Signori. Salve. Tu, tocca a te. Ehi, amico. Vuoi fartela una partitina con noi? Grazie, non fa per me, io non so giocare. Non importa saper giocare, basta avere qualche dollaro da puntare. Potresti raddoppiare quello che hai. O perderlo. Dove sei diretto? A Blackstone Hill. Vado a depositare il mio gruzzolo in banca. Complimenti, ottima idea e ottima banca. Che ne sapete? Io ne sono il direttore. Ah, bene. E ditemi, è sicura la vostra banca? Sicurissima. Finché non la svaligiano. Salve, amico. Ti sei addormentato? Avanti, tocca a te. Ma che fretta c'è? Sette, tanto prima che arrivi la diligenza. Beh, mi vorrei rifare, se permetti. Accomodati. Appunto. Hai visto? Ho fatto fare qualche ritocco al tuo vestito. Che te ne sembra adesso? Molto elegante. Ma anche il tuo è bello. Peccato che sia un po' lunghetto di maniche, ma forse l'hai voluto tu così. Ma neanche questo me l'ingoio, dai. E in arrivo la diligenza per Blackstone Hill! Grazie a Dio, se no ti pelavo oggi. Faccio passare. Vediamo che sei. Paga il pedaggio. I miei baci valgono molto di più, caro mio. Buona fortuna e tornate. Grazie. Tutto Dolores, quanto sentirò la tua mancanza. Sei e due birre. Porta questa a me. 26 su destra. Vuoi sapere una cosa? E quando torniamo facciamo una gran festa. Offro io. Oh, ecco il nostro. Sera, sceriffo. Fatta finalmente a venire qui, bravo, John. Signorina. Avanti, non essere timido, fatti su. Su, vieni a bere un bicchierino con noi. Un whisky per l'amico John. Grazie, sceriffo. Allora, ragazzi, decidi. Jane o Dolores? Sei sempre così generoso. Avessi 20 anni di meno. Tutte e due. John! Sei qui, eh? Ti sistemo io, brutto figlio d'un cane. Papà. È così che obbedisci a tuo padre, eh? No, non picchiarmi, papà. Non stavo facendo niente di male. Sono venuto qui solo per salutare questi amici che partono col bestiame. In questa tana di Satana ci sono soltanto amici perduti! Dai, papà! Fuori! Buon viaggio, ragazzi. Subito a casa! L'ultima bicchierina, ragazzi! Ma papà, sono un uomo, dai! Manderai le donne quando te lo dirò io! Come te lo dirò io! E quelle che ti dirò io! Hai capito, figlio d'un cane? Papà! Tutto schioppo te le faccio passare io! Blackstone Hill, fermata di un'ora. Ma visto che si è fatto tardi, dormiamo qui e si riparte all'alba. Bel modo di ragionare. Signori? Posso pagarti da bere? Ma certo! L'offerta di un bicchierino è un invito all'amicizia. Non scherzare adesso, basterebbe una tua parola. Lo so, amico. È tutto per la mania del vostro capo di marchiarvi come vuoi. Parla piano, potrebbero sentirti.
Salute, amici. Eleganza. Da bere per due. Due bicchieri. No, grazie, niente whisky. Un bicchiere di latte per me. Hai sbagliato posto, mica è una stalla questa. Chi l'avrebbe detto? Vuoi una birra? Ah, vada per la birra. Una birra. Finora non ho mai venduto. Se ti serve del denaro te lo posso dare io. Quanto vuoi per stare zitto? Ma sarebbe stupido da parte tua pagare per una cosa che hai già. Ti sembrerà strano, ma io mi faccio gli affari miei. Ma allora cosa hai intenzione di fare? Non lo so. Ci devo pensare. Beh, che c'è? Tre volte. Vedo. No. State giocando a carte, vero? Acuta osservazione, vedo. A poker? No, a rompere il muso agli scocciatori. Oh. Full di cappa. Oh. E ora a letto. All'alba dovete mettervi in marcia con il bestiame. E cercate di stare via il meno possibile. Lo sapete che senza di voi Blackstone Hill rimane praticamente indifesa. Buona fortuna, ragazzi. Grazie. Faremo la valle della morte. E fra una decina di giorni saremo di ritorno. Forse anche meno. Buona fortuna e affari d'oro. Buona fortuna. Ma vi interessano tanto quegli uomini. Due doppi, Pedro. Meglio, grazie. Non so neanche come ti chiami. Eppure sono convinto che faremo presto amicizia noi due. Dolores. Carte. Servito. Carte. Carte. Due. Carte. Tre. Una per me. $10. Venti. Vedo i tuoi 20. Allora, Mike. Che iella, amico. Ma come si fa, dico io, a giocare con quattro carte uguali? Così. Tanto meglio, l'avevo anche avvertito. Adesso basta, Mac, mettiti a sedere. Tocca a te dare carte. Valeva la pena prendere un pugno in faccia per godere di una simile prospettiva. Picchiano forte da queste parti, eh? Oh, ti prego, sii gentile, accompagnami in una camera. Stai in piedi da solo. Non hai bisogno di me. Non ti vado bene? O ne fai una questione di soldi? Non saprei. Ci devo pensare. Amico, non te la prendere. Quella è Jen, con lei no, non c'è niente da fare. Dolores, sua sorella, eccola là, quella è molto più all'amaro. Ah, non dice di no a nessuno. Io preferisco i piatti difficili. Comunque, grazie dell'informazione. Oh. Mm.
Banda degli sterminatori. Stai zitta! No! 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 Sbrigarsi, si parte per City Hall, in coincidenza mensile per il Nuovo Messico. Sarai vendicata, Dolores. Te lo giuro. Perdona i suoi peccati, signora. Nessuno di noi avrà mai pace finché non avremo impiccato l'assassino. È impossibile che sia stato uno di Blackstone Hill. Per la vostra solidarietà. Oggi non mi va di giocare. Non riesco a concentrarmi. Sempre davanti agli occhi quella povera Dolores. Scusatemi, amici. Posso prenderlo io il suo posto? Guarda, straniero, che qui si fa sul serio, senza limitazioni di puntate. Te lo dico prima, se non sei capace di giocare, ti peleremo come un merlo. Questo è tutto quello che ho. Più di tanto non potrete vincermi. Va bene. È tutto tranquillo. Thank you.
radio non c'è chance, i nostri libri parlano piano. Guardi lei stesso. Buongiorno, signori. Vi ho visto da qualche parte. Voi siete Gordon Watts. Che volete? Solo un po' di denaro, ombre. No, assassino! No! Facevi il sacrestano da piccolo? Pace al muro! Veniamo al sodo. Fuori i soldi. Aprire la cassaforte, vamos! Signori, ricordatevi che fare gli eroi serve solo a crepare prima del tempo. Oh, mica male, ombre! Forza, sotto con le borse! Un dollaro. Ah. Eccolo. Piatto. Per non saper giocare non ti porti mica male. Tre volte. No. Vedo. Tre re, bastano? Certo che bastano. Lo straniero ha soltanto tre donne. Come tre donne? Lo straniero non ha tre donne. Lo straniero ha tre assi. In vita mia non ho mai visto un imbecille più fortunato di te. Confidenza per confidenza, non ho mai avuto la fortuna di pelare uno più imbecille di te. Non te lo consiglio. Potrei essere una sorpresa anche in questo campo. Chi bara può anche uccidere. Farabutto. Preoccupatevi, pensate al denaro. Mezzogiorno di fuoco. Succede? Sparano dappertutto, al nord, al sud, all'est e all'ovest. Ci conviene filare immediatamente, se no il nostro denaro... Il nostro denaro? Ho detto nostro, tanto per dire. Avete fatto voi due? Fatto. Fuori allora. E questi per il rimborso spese. Scommetto che da oggi la testa di Gordon Watch salirà a 50.000 dollari. Fermi. Vamos. Sì, capo. Quando vedo una stella, la pistola spara da sé. Ecco i cavalli, vamos! Presto, tutti a cavallo! Vamos, muchachos! Vamos! L'ho mancato, ma era lui, ne sono sicuro. Era l'uomo che ha ucciso Dolores. Avanti, Pedro. Cerca di calmarti adesso. L'uomo che ha ucciso Dolores. Insomma, hai riconosciuto l'assassino di tua figlia? Sì. Era uno degli sterminatori. Arrivato insieme a te con la diligenza. È un tuo amico. Sì, è arrivato con me. Ma non è mio amico. Quanto mi dai se te lo vado a prendere? Tu vuoi dire che andresti da solo a cercare uno degli sterminatori? Proprio così. Togliere queste castagne dal fuoco è il mio mestiere. Quanto mi dai? Non ti fidare, papà, è un imbroglione. Ma spara come l'arcangelo Michele! Quanto mi dai?
Io non sono ricco. Posso darti $500. 5.000. Un assassino non vale tanto. Quello che chiedi è il prezzo della tua paura. Hai indovinato. Più ho paura, e più alto è il prezzo. Prendere o lasciare? Non posso darti quello che non ho. Beh, forse con una colletta in paese... Che potremo raccogliere $20, 30 con un po' di fortuna. La domenica in chiesa nessuno dà più di 2 cents. Va bene, $500. E tua figlia Jane? Vuoi sposarla? Per una notte. Per una notte? Ti diverti a offendere la povera gente? Beh, capisco che $4.500 per una donna possono sembrarvi eccessivi, ma lo facevo per venirvi incontro. Portami quell'assassino. Vivo o morto fa lo stesso. Ho giurato di vendicare mia sorella. Ho la tua parola riguardo al compenso. Jane, tu non farai una cosa simile. Sì, invece, lo farò. Hai la mia parola. Ecco il caso in cui la parola di una donna vale più di quella di un uomo. Con permesso. Non ho mai sentito un ricatto più odioso. Non ho mai visto un bastardo più bastardo di te. Che il cielo ti protegga, figliolo. In tasca faccio anche il dodipet. Ricordiamoci però che c'è solo questa sorgente prima di Blackstone Hill. Chi arriva ultimo resta senza acqua. Ehi, salute ragazzi! No, perché smettete di bere? Fate pure con comodo. Date un'occhiata in giro. Visto? Siete circondati? Si dice così, no? Spero che abbiate capito a volo che non è il caso di fare degli scherzi. Allora, venduto bene il bestiame? Quest'anno il prezzo è salito parecchio, vero? Carogna! Così impara! Mettetevi in fila e venite avanti. E cosa c'è, non avete capito? Uno dietro l'altro, ho detto! Consegnate le armi! Vamos! Vamos! Doppio whisky! Smetti di bere, c'è lavoro per te! Tu che hai un fiuto speciale per i dollari, fruga questi signori! Arrivo, capo! Ha 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 ha
Te fiuto. Finito? Salite pure a cavallo, figlioli, basta così. Di che vi meravigliate? Siete liberi. Siete stati bravi e per premio vi lascio liberi. Andate pure. Andate. Vamos! Vamos! Non ti muovere. Giù la pistola. Mi son perso lo spettacolo del tiro a segno di Gordon, ma adesso non lo rimpiango più. Avrei potuto farti fuori già da qualche minuto, ma mi piace che tu sappia che sono io che t'ammazzo. Calma, amico. Sono venuto per parlare con Gordon. Ho un buon affare da proporvi. Che? Beh, non vorrai decidere tu al posto di Gordon. Lo sai quello che ti capiterebbe dopo. D'accordo, Arizona, deciderà Gordon. È giusto in vena di divertirsi. Forse per te inventerà qualcosa di speciale. Cammina dritto con le mani alzate. E non fare un gesto, sennò... Se no ti pianto una pallottola nella schiena. Esatto. Ecco il pensatore! Non c'è che dire. Da un po' di tempo in qua mi butta bene. Arizona Colt. Mi ha detto che ti vuole parlare. Bene, e noi lo ascolteremo. Vero, figlioli? Ti ascolteremo, anche se sei il più gran rompiscatole del West. Su, avanti, Arizona. Che c'è? Hai perso la lingua? Venivo a proporti un affare. Quando mi è saltato addosso questo grosso caprone. Io ti fermo! A Blackstone Hill mi hanno offerto $500. Per cosa? Per la testa dell'uomo più stupido della tua banda. E allora? Allora mi sono detto, Gordon è un uomo d'affari. Vado da lui e gli propongo il cambio. Dollari contro testa. Non vendo i miei uomini. Ma questa è un'occasione. Incassi una bella sommetta e ti liberi di uno stupido. E chi è? Lui. Dimmi te se non è uno stupido. Poteva ammazzarmi laggiù. E invece mi scorta fino qui.
in modo che io possa chiedere a te la sua testa. E dico, ma sei impazzito, imbecille. Comincio a credere che il rompiscatole abbia ragione, Clay. Sei uno stupido. È vero, Arizona, può essere un affare. Gordon, so che ti piace divertirti. Lascia che me la prenda da solo, la testa di Clay. Fammelo ammazzare, se no verrà a prendersi la tua testa prima o poi. Avete sentito, figlioli? Vuole la mia testa! E quando è che la prenderai? Quando troverò uno abbastanza ricco da poter pagare quello che vale. Indietro voi! E adesso vediamo che sa fare il nostro Clay per salvarsi la pelle. Arizona, volevi Clay e te lo sei preso. Adesso è giusto che tu abbia il tempo di goderti la tua vittoria. Gli avvoltoi provvederanno al resto. Non ci pensare troppo. Vamos! Vamos! Avanti! A galoppo! Muoviti, ubriacone!
il mio whisky ha funzionato. Quasi quasi sei il più brutto ricordo. T'ha conciato per le feste, eh? Acqua. Devi essere proprio grave per chiedere a me quella porcheria. Scusa, sai, ma ti sembri il tipo che si porta nell'acqua presso? Ho qualcosa di molto, molto meglio. Ecco. Questo fa resuscitare i morti e cura le ferite. Tu hai bisogno di un dottore, Arizona. Fatti forza e vediamo se mi riesce di metterti a cavallo. Prendi prima Clay. Che male ti hanno fatto gli avvoltoi? Una carogna come lui la gradiscono sempre. Prima Clay, ti prego. Ma quando mi si chiede una cosa con tanta gentilezza non so dire di no. Forza e coraggio, ci aspetta una bella passeggiata. Sperare. Non muoio mai prima di riscuotere. Ah.
Sì. È proprio lui. Avrei preferito impiccarlo con le mie mani. Portate in casa mia quest'uomo, dottore, vi prego. Sì, certo. Come l'hanno ridotto? Come fa un uomo a vendere la sua vita per 500 dollari? E per qualcos'altro. John! Fate piano, piano. Dove l'hai trovato? Nella Valle della Morte. Sembravano spacciati tutti e due, ma solo quell'altro era morto sul serio. Mi ha promesso un premio se portavo lui e quel tizio qui a Blackstone Hill. Lo avrete, amico. Io ho già visto la vostra faccia in qualche posto. No, mi dispiace, è impossibile. Non sono mai stato da queste parti. Sarà qualcuno che mi somiglia. Non siete il primo che me lo dice. Mettetelo nella prima stanza di sopra. C'erano dei segni di lotta intorno? Altri cadaveri. Dalla Valle della Morte doveva passare anche mio figlio, di ritorno dalla vendita delle mandrie. Ne sapete qualche cosa? No, niente. Adesso ci penserà il dottore. Raccontaci tutto. Devi dircelo anche a noi com'è andata. Raccontaci. Sì, ti racconto. Un momento, la polvere del deserto mi ha intasato le tubature. Devo trovare il sistema di sturarle. Ehi, va bene. Avanti. Sturati le tubature. Vergognati. Quando uno è piccolo come te non dovrebbe entrare in un solo un. Che cosa volete? Un doppio whisky, che domande. No, ho detto doppio. Doppia salute. Questi sono i 500 dollari. Mettili lì. Sono stato di parola. Anch'io. Ma per quella stupida faccenda di Jane, non pretenderai davvero che mia figlia... Ti rispondo subito. Pretendo. Allora... Papà, ti prego, c'è ancora tempo per parlarne. Speravi che ci rimettessi la pelle? No, speravo che avresti capito, che avresti rinunciato. Ma mi sono sbagliata. È umano sbagliare. Oh.
hanno le migliori pistole della città, ma quando si cade in un'imboscata. Ma allora cosa ci ha raccontato quello ubriacone? Veramente vorrebbe che ce ne andassimo. E forse ha ragione. Ci siamo fermati qui troppi giorni. E i nostri mestieri non concedono soste inutili. Quali sono questi mestieri? Doppio whisky fa il cercatore d'oro. Io cerco teste. Quando ho visto una banda, la seguo. Aspetto che facciano il colpo. E poi mi presento alle vittime. Faccio il vendicatore a pagamento. Per 500 dollari? Non solo per 500 dollari. Adesso che sei rimesso in forza il tuo vendicatore, pretenderai il saldo del premio. Fossi io il creditore? È una porcheria! E noi non siamo uomini se permettiamo una cosa simile. È vero, Jane è una delle nostre donne, promessa o non promessa. E tu permetteresti che non tua ho figlia... permesso ancora ma niente. Ma che Jane desse la sua parola, l'hai permesso. Ne va del nostro onore, Pedro. Devi fare qualcosa. Devi impedirlo. Cosa c'è? Non ti vado bene. Avrebbe importanza. Questo lo decido io. Ti ho dato il denaro e ti abbiamo curato. Non chiedere di più. Siete venuti in tanti per fare un torto a un uomo che non può difendersi. Non vogliamo farti un torto, ma non posso permettere che Jane... No, ho capito. Ma lascia che ti dica una cosa. Prima o poi prendo quello che è mio. Ricordalo. Aspetta! No, Jane! No. Resta dove sei! Quell'uomo se ne deve andare. Ma tornerà. Uomini così non si devono mai ferire. O si resta amici o si uccidono. Che il cielo mi perdoni. Guarda, ritorna che sbagli strada,
Dove stiamo andando? Quella andrà benissimo. Per cosa? Per pensare. Reverendissimi cittadini, a voi che siete la panna di Blaston Hill, il mio buongiorno. Spero che non mi serbiate rancore. Su le mani! Ma perché tremi? Non voglio fare del male a nessuno. Sto cercando uno che conoscete anche voi. Un tale con una grossa pancia, un ubriacone che tutti chiamano doppio whisky. So di sicuro che è qui. Dove sta? Hai sentito? Ho chiesto dove sta. Dove sta? Non è più qui, Gordon. È andato via con Arizona Colt. Arizona Colt! Ha sette vite quel bastardo, ma stavolta lo sistemo io. Guardate di sopra! Frugate dappertutto! Vamos! È impossibile, conciato come l'avevo conciato, che abbia lasciato l'unico posto dove potevano curarlo. Qualcuno di voi lo nasconde in casa. Io non mi lascio prendere in giro. Ma nessuno ti prende in giro. Se non volete dire dove sono, peggio per voi. Non avrò pietà per nessuno. Quei due compari sono qui rintanati da qualche parte. Tiratemeli fuori! Vamos! Buon divertimento! Pietà dei suoi peccati. Perdoni.
Portatemeli qui! Ci penso io! Sei sola? Sì, certo, devo parlare con Arizona. Sono tornati gli sterminatori, vogliono uccidere tutti. Entra. Arizona. Chi si vede? Gordon vuol fare un massacro. Perché è convinto che qualcuno vi nasconda. E allora? Dovrei costituirmi? No, ma... Non puoi restare qui senza far niente. Non posso. Ci devi aiutare. Aiutare gente che mi ha cacciato approfittando di queste? È vero, hai ragione. Ma laggiù ammazzeranno tutti, donne, bambini. Anche se volessi, che potrei fare? Non lo so, ma... Aiutaci, ti prego. Già una volta ho accettato di aiutarvi. Avete promesso. Ma non mantenuto. Io sono qui se vuoi. Non mi va più adesso. No, Jane, così non si risolve niente. Tu che lo conosci meglio di me, digli qualcosa. Cerca di convincerlo in qualche modo. C'è un modo solo con lui. Ecco perché Gordon ti corre dietro. Alla mia età uno deve pensarci alla vecchiaia. Questo è il denaro rubato alla banca e a quei sette della Valle della Morte. Te ne do la metà se vieni con me giù in paese. Ci devo pensare. E io che mi ero quasi innamorata di te. Sei un vigliacco! Per l'ultima volta, dove sono Arizona e Doppio Whisky? Silenzio di tomba, eh? E io vi ci spedisco nelle tombe. Tu in prima fila, tre passi avanti. Anche voi, signore, volete degnarvi? Anche te, barbudo, e te, nonno. Sì, vi ammazzo cinque alla volta così mi durate di più. Il quinto sarai tu, dico a te, vamos! I dollari me li sono scordati, ma ti ho portato un po' del mio whisky, lo gradisci? Carogna! Adesso me la paghi! Vieni fuori! A terra! Tutti a terra! Ho sentito dire che eri sceso in città e sono venuto a trovarti. Se hai un po' di tempo vorrei parlare con te. Ho un'altra proposta da farti. Guarda le combinazioni. Poco fa ho chiesto di te e mi hanno giurato che eri partito. Peccato, ho detto io. Avrei fatto volentieri quattro chiacchiere con quel simpatico giovanotto. Ehi, amico, cosa hai fatto alle mani? Sei tutto pagliato.
e anche le gambe. Non sembri molto stabile sulle gambe. Va bene che quando uno muore non gli servono. I morti sono la tua specialità, Gordon Watch. E quando sarà la tua ora ti troverai a tuo agio. Allora, la vuoi sentire la mia proposta? Se non ti dispiace, parlo prima io. Fermi. E adesso, se permetti, Gordon, parlo io. Con te avevo un conto in sospeso. Ho pensato che era meglio regolarlo finché ero di mano. Voglio aiutarti, Gordon. Sono qua su in cima. La tua ora è suonata, Gordon Watch. Non ti dà fastidio, vero, se faccio un po' di luce? Non mi piace sparare al buio. Sai, non ho fatto un buon affare. I soldi che hai rubato alla banca e a quei sette della Valle della Morte bisognerà restituirli. Anche se la cosa non mi fa piacere. Arizona, se è questione di soldi te ne posso dare quanti ne vuoi. Ti farebbero comodo, pensaci un momento. Ci ho già pensato. Oh. Doppio fondo zingato. Peccato, vero Gordo? No, 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 non puoi farlo, no! Non puoi ammazzarmi così come un cane! No. No, 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 no,
sparare, Arizona. Non posso difendermi. Ti darò tutto quello che vuoi. Tutto quello che vuoi. Non sparare. A me devi solo due buchi nelle gambe. Il resto lo salderai con i cittadini di Blackstone Hill. Occhio per occhio, dente per dente. Anzi, mano per mano, gamba per gamba. Amen. Portatelo via e mi raccomando, servizio di prima classe. Sì, sì, sì. Ma resta un conto in sospeso fra noi due. Per tutta la vita io sarò in debito con te. Fermati qui. Per sempre. Per sempre? Ci devo pensare.